Quanto tempo? 10 minuti. Ok. E lei, insomma, è giustificato, viceministro. Il sottosegretario mi pare che fosse ad Agorà. Le ricordo che il Parlamento è più importante delle televisioni. Illustri la sua risposta, deputato, per D'accordo. cortesia. Viceministro, lei ha detto una cosa incredibile, cioè lei ha detto che lo Stato non c'è più. Lo Stato non c'è più. Non esiste più un controllo da parte dello Stato di queste multinazionali che un tempo appartenevano ai cittadini. Lei ha detto questo, non so se se ne è reso conto. Lo Stato non c'è più perché non c'è più il controllo dello Stato che ammette la sconfitta nei confronti del grande capitale. Lei ha ammesso questo. Poi non vi lamentate se non vi abbiamo dato la fiducia. Cercate di capire il perché. Questo è il frutto purtroppo delle privatizzazioni che ha voluto il centrosinistra. Questo è il frutto. La distruzione dello Stato. Chiaramente non siamo soddisfatti e abbiamo trovato la risposta del governo totalmente inadeguata rispetto alla gravità del caso da noi sollevato e le accuse mosse nei riguardi del management dell'ENI. Permetteteci di dirvi che qua non stiamo parlando dell'ennesima maxi tangente per avere appalti e concessioni nei paesi in via di sviluppo. Qua potremmo parlare di un presunto piano architettato dai manager dell'ENI per defraudare la stessa società ed i suoi investitori, incluso in primis il governo italiano che possiede più del 30% della società, per cui i cittadini, quindi noi. Ciò che ha riferito il governo dimostra anche la scarsa conoscenza dei fatti. Questi documenti a cui facciamo riferimento si trovano sul web, resi pubblici dalla Corte Suprema di New York. Come mai il governo non ne ha preso visione? E se l'ha fatto, come mai ancora non si è mosso a riguardo, specie dopo che la questione è stata sollevata in assemblea azionisti dell'ENI? Il governo è o non è l'azionista di maggioranza dell'azienda? Auspichiamo che la magistratura italiana, evidentemente uno degli ultimi pochi organi dello Stato che vigilano ancora, apra un dossier sul caso al più presto. E si raccordi con le autorità inglesi, statunitensi e nigeriane già attive sul caso. Nel frattempo è necessario che il Ministero dell'Economia avvii subito la sua indagine sul caso ed acquisisca documentazione rilevante dall'ENI e tutte le autorità coinvolte. Cosa è in gioco è la credibilità dello stesso governo, che rischia di essere defraudato dai manager della società. In caso di procedimenti legali è quindi necessario che il governo si costituisca parte civile, viceministro. Parte civile il governo significa parte civile il popolo italiano. Allo stesso tempo è palese che il sistema interno di prevenzione, ah no, mi scusi, ho sbagliato, nel mentre la gravità delle accuse e le indagini in corso in altri paesi, nonché la copertura mediatica del caso e i ripetuti scandali degli ultimi 3 anni che hanno riguardato l'ENI, inclusa la condanna condizionata negli Stati Uniti sul caso Bonny Island, avrebbero spinto in ogni paese civile l'amministratore delegato della società a dimettersi. Ma qua in Italia non si dimette mai nessuno. Questo non è avvenuto e perciò chiediamo che il governo intervenga subito per chiedere le dimissioni di Paolo Scaroni dalla posizione di amministratore delegato dell'ENI. Analogamente, il governo deve chiedere le dimissioni dell'ingegner Descalzi, dell'ingegner Casula, entrambe figure di spicco del management ENI e coinvolti nel caso. Allo stesso tempo è palese che il sistema interno di prevenzione della corruzione adottato dall'ENI e rivisto in seguito alla condanna condizionata da 2 anni il Dipartimento di Giustizia americano, nel 2010 appunto il caso Bonny Island, sempre in Nigeria, non funziona bene, è un dato di fatto, e non è efficace nel prevenire la corruzione, che ci costa 150 miliardi di euro all'anno, secondo mi pare la Corte dei Conti. Ecco dove possiamo prendere i soldi che ci dite che non ci stanno per il reddito di cittadinanza. Tale sistema va rivisto profondamente, il sistema anticorruzione dell'ENI, ed il governo deve subito chiedere alla società di farlo e partecipare attivamente nella ridefinizione di questo. Ulteriore reiterazione del reato di corruzione e possibili condanne negli Stati Uniti metterebbero a rischio la stessa quotazione di ENI a Wall Street e in altre piazze finanziarie. È responsabilità del governo quindi di preservare il valore della società e di intervenire con forza laddove il management dell'ENI ha fallito. Non riteniamo più accettabile favola promossa dai governi di centrodestra e centrosinistra ed ora dal governo bipartisan, delle larghe intese secondo cui dopo la privatizzazione dell'ENI l'ENI è una società di mercato ed il governo non può intervenire. È assurdo.
Di fronte a fatti del genere, il governo, come principale azionista dell'ENI, è tenuto ad intervenire proprio per garantire il corretto funzionamento del mercato, nonché per la sua credibilità politica. È il governo che fa il mercato, non è il mercato che fa il governo. La prossima settimana il primo ministro Letta parteciperà a nome dell'Italia al vertice del G8 nel Regno Unito. Per iniziativa del governo Cameron, il tema dell'evasione e della elusione fiscale, nonché dei paradisi fiscali, è in cima all'agenda del vertice. Questa è l'occasione per il governo italiano per dimostrare finalmente, forse per la prima volta, che proprio alle società partecipate dal pubblico e bandiera dell'Italia nel mondo, come l'ENI, si richiede una severa coerenza con gli impegni presi dal governo, chiudendo subito tutte le filiali presenti nei paradisi fiscali e dando un segnale forte di discontinuità sulla questione delle frodi fiscali e della lotta alla corruzione. Vi chiediamo coerenza. Questa parola è importante, Vice Ministro, la coerenza. Crediamo che quindi il Ministero dell'Economia si debba dotare di una specifica struttura di supervisione atta a monitorare l'operato di tutte le aziende partecipate dal pubblico, anche se sul mercato. A tale struttura ogni cittadino dovrebbe avere il diritto di rivolgersi e quindi di presentare ricorsi, questa è una proposta tra l'altro del Movimento 5 Stelle, nonché informatori interni o esterni delle aziende che vengono a conoscenza di pratiche illecite o illegali promosse dal management di queste. Se tutto questo non verrà messo in pratica, rischiamo che l'autodividendo dato ogni anno dall'ENI alla critico e compiacente governo, che finisce nelle casse dello Stato, finanzi questo anche con proventi della corruzione e di atti illegali, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, un paradosso inaccettabile a cui va posto un rimedio urgente. Infine, crediamo che questo caso evidenzi come il tema corruzione domini ancora l'economia italiana, ed in particolare quella più globalizzata. Contrariamente a quanto sostenuto dall'ex premier Berlusconi e del suo partito, che ahimè controlla il governo attuale, oggi al governo, lo scorso anno, in occasione di altri scandali ENI e Finmeccanica, pagare tangenti all'estero è un reato secondo la Convenzione dell'OSCE, lo ricordiamo al senatore Berlusconi, è un reato, ed altre rilevanti leggi internazionali ratificate dall'Italia nella legge nazionale. E non è affatto vero che l'unico modo per fare business all'estero sia pagare tangenti, o tantomeno, come nel caso Malabù, defraudare la propria società ed i propri azionisti, incluso lo stesso governo e quindi i cittadini italiani. È importante sapere, e concludo Presidente, se il governo di larghe intese condivide la posizione politica sul tema del leader del PDL e quale sarà l'azione del governo su questo tema centrale, in Italia e all'estero. Noi crediamo che la legge 231 vada difesa e rafforzata, ed il compromesso raggiunto sulla questione corruzione nel precedente Parlamento, su iniziativa del governo Monti, non sia sufficiente. Le normative attuali vanno rafforzate affinché sia chiaro anche i manager delle più grandi multinazionali italiane, specialmente quelle partecipate dello Stato, che chi sbaglia paga e pesantemente. Attendiamo fatti, Vice Ministro, e non più vuote parole.